sulla faccia e sto pulendo il mio posto a sedere, signorina. Ciao friends, davvero di questo nuovissimo video di un obbligo. Oh, very ta. Ragazzi, è uscito il mio nuovo fumetto. Se fate realmente parte delle Frezza da Team, andatelo a comprare in questo esatto momento su Amazon in tutte le librerie d'Italia. E non scordate di taggarmi su Instagram sbrizzer-basso. Io ogni volta dico obbligo verità con un affare minaccioso, ma voi siete un sacco felici. Quindi è come se tipo, non lo so, siete obbligati con una pistola in mano. Ce lo stiamo facendo sotto. Chi manca in questo video? Scrivilo qua sotto nei commenti e mi raccomando, fallo. Esatto. Ok, molto bene. Intanto vi invito già adesso a fare cosa, Violet? Schifo. Verità. No, no. Chi ha detto schifo? Violet, cosa devi dire alle persone? Di? Ciao. Zoe, tu cosa devi dire alle persone? Che dovete lasciare like ed iscrivervi. Esattamente, ragazzi, fatelo adesso perché altrimenti non potreste più farlo dopo questo video. Magari mi potreste perdere da tutti gli altri youtuber che ci sono in circolazione, ma non volete perdere mica me. E di conseguenza, dato che sono l'unico nel mio genere, dovete lasciare like e iscrivervi al canale. Detto questo, possiamo continuare appunto a fare il nuovo. Che narcisista, quanto sei drammatico. Che cosa accadrebbe se tutti gli youtuber sparissero dalla faccia della terra? Avrei più numeri. Comunque andiamo avanti. Ragazzi, vediamo il massimo dei numeri di like che può fare questo video, quindi lascia like per unirti appunto a vedere quanti numeri può fare al massimo un mio video. Allora, ma prima di andare avanti ricordatevi di iscrivervi e lasciare. Sì, va bene, sei un po' arrivata in ritardo, ma va bene. Sto facendo il mio meglio. Sì, certo. Allora, bene, possiamo iniziare? Sì. Ottimo, molto bene. Allora, al mio via lancio la mia canna e voi la prendete, va bene? La pesca. La pesca. Via. 3, 2, 1. Via. Nessuna pesca attaccata a questa canna. Oh, Ivi. No. Okay, perfetto, ottimo, vai. Devi decidere con chi iniziare, pronta? Violet. Ok, perfetto. Obbligo verità. Verità. È vero che di notte ti nascondi sotto le coperte di Crucco? È vero, anche sotto il suo letto ogni tanto, dentro l'armadio, dentro i cassetti. Cosa? Sopra la sua testa. Dentro i cassetti. Ma è una maniera. Aspetta, non riesco a chiedermi com'è possibile che Violet si nascondi dentro i cassetti. Ma dentro le tue coperte, Crucco, tu non ti sei mai accorto di nulla? Ho il sonno pesante io. Non me ne sono mai accorto. Crucco, scusami un attimo. Ti faccio vedere qualche foto che io ho fatto. Cosa? Aspetta, sì. Hai fatto delle foto a Crucco? Crucco, tu avevi detto che dormivi nudo. Sì, perché ho caldo di notte. Beh, ho diverse foto, ma alcune vanno vendute e altre Andiamo avanti. Vai, scegli la prossima tua vittima, via. Io scelgo. Sì. Ryan, obbligo verità. Vai, Ryan. Verità. Ti è spaventata per un attimo. È vero che non hai la faccia sotto quella sciarpa? Verissimo. Ma non è vero, dai, no, non è vero. Senti come fa a parlare senza la bocca, dai, su, Ryan. È la sciarpa a parlare, non sono io. Inquietantissimo, lo sapevo. Ryan in realtà è la sciarpa. Cosa? Avevo delle teorie al riguardo. Secondo me fa parte del suo organismo. In posizione corretta. Ryan, quindi se tipo... Se noi tagliamo un filo della tua sciarpa, Ryan, quindi esce sangue. Dai, che schifo! Ora potrebbe essere interessante. Ok, va bene, scusa. Tocca a te, Ryan. Vai tu, Ryan, adesso vai tu, via. Breezer. Sì, eccomi. Obbligo verità. Obbligo. Canta una serenata a Zoe. Va bene, ci sta. La canto a mio modo, va bene? Oh, cara mia Zoe, le tue cose. No, davvero molto belle, mamma mia, i tuoi capelli sono così rossi che ogni volta io divento tutto rosso. Ma come vai a farmi questa cosa qua? Ma veramente io non lo capisco, anche perché io sono solamente un piccolo bambino che va in giro. Sì, mamma mia, basta, ti prego, mi fai sempre arrossì. Abbastanza imbarazzante. Che imbarazzo mi ha detto.
Mi stai toccando lì. Come? Molto bene, si continua. Via, andiamo avanti. Ok, va, scegli tu, Zoe, vai. Ma era il tuo. Giusto, era il mio turno. Allora, allora scelgo a Ivy. Vai. Sì. Obbligo a verità. Verità. Va bene. È vero, Ivy, che ogni tanto... Oh, sì. Ivy, è vero che ogni tanto tu, prima di andare in piscina, ti provi il costume di Zoe per vedere se ti sono cresciute? In realtà quella di Meg, cioè, in realtà è molto sottovalutata. Ah, Meg. Quindi lo sì, fai! Quindi lo fai! Sì, ma non con quello di Zoe, ecco. Beh, meno male, cacchio. Allora c'è qualcosa, altrimenti quella ti avrebbe ammazzato, dico bene, Zoe? Sì, ma infatti. Sembrava un po' ancora scioccata comunque, Zoe, dalla mia serenata. Vabbè, comunque. Secondo me è stato un pochino. Va bene, andiamo avanti. Adesso, vai. Ma neanche... Però avete scelto tutti verità, poi se lo scelgo anche io sembro uno un po' cattivo, dai, va bene. Obbligo. Oh, no. Lox, prendi il telefono. Il telefono? Oh, cavolo. Ok. Leggi l'ultima conversazione che hai avuto con una ragazza. Allora, vediamo. Aspetta, no, devo cercarla. Portare il pane. No, non era quella. Ah, giusto, parenti non contano, eh. Ah, ok. Allora, aspetta. Allora, c'era questa qui. Vediamo un po' che c'è scritto. È un po' difficile per Alex, visto che tutte le sue conversazioni sono con sue cugine. Non è vero. È particolarmente con Mifi. Anche perché sono l'unica cugina che ha. Esatto. Dai, allora, Alex. Vediamo, qui c'è scritto a una tipa con cui mi frequentavo. Ciao, mi dispiace di essere entrato dentro casa tua di notte alle 4 mentre dormivi. Cosa? Per farti cosa? Due foto, rubarti il cane. Oh, scusate. Come rubarti il cane? Cosa? È la cosa peggiore della vita. E i gioielli di tua nonna morta. No, ma come? Da quel momento non ci ho più parlato, non so perché, ragazzi. Meno io male, ho scritto cacchio. Tutto molto bene, tranquillo. Direi. Sbagliato, ragazzi. Hai sbagliato diverse cose, Alex, ma tranquillo, ti possiamo capire forse. Allora, adesso vai, Alex, scegli qualcuno di loro. E allora penso di scegliere Violet. Ah, ok. Io avevo fatto verità, ora obbligo. Ok, allora, vediamo un po'. Ok, visto che l'altra volta è stato molto divertente, andiamo al supermercato e tu ci accoglierai come se ci stessi provando con ognuno di noi. Okay, bello! Vai! Bello, mi sei chiuso. Ok, perfetto, allora si va, ragazzi. Andiamo. Perché lì devi far finta di essere una cassiera, vai, Violette, tutto fatto apposta. Dai, su, andiamo, veloci. Allora, quindi andiamo al supermercato. Aspetta un attimo, vado a prendere una bella limousine, così che appunto possiamo salire tutti quanti insieme. No, la limousine vera e propria, ragazzi, è questa qua. Aspettate. Anzi, no, prendo un autobus. Via, ragazzi, entra dentro l'autobus. L'autobus FRZ. Aspetta, perché lui fa entrare? Guarda che cosa è felice. Ma cosa è successo? Trucco, tutto bene? Sì, tutto bene. Dai, partiamo. Va bene, tipo... Ma perché non riesco a entrare? Ragazzi, mi fa entrare all'interno del mio stesso autobus. Vabbè, ragazzi, dai, andiamo a piedi. Nulla, perché... Ecco, purtroppo ok, andiamo a piedi. Ciao. Vabbè, voi andate. Quando sono velocissimo io. corri. Da questa parte tanto il supermercato. Andiamo lì. Vieni, Violet, parkour. La Vespa? Davvero? Ma che cosa ridi? Sembri una pazza, andiamo. Ok, bene. Allora, eccoci qua. Sono rimasto indietro. Vabbè, ormai tutti indietro siamo rimasti. Ok, bene. Allora, siamo tutti quanti a gruppo shop. Si entra. E vediamo come reagisce Violet. Molto bene, possiamo iniziare, pronti? Sì. Vado io. Ok. Ok. Okay. Ma non è che Crocco poi diventa geloso? Eccomi, salve. Uè, Kumba, sono i soldi Gigiti, però può pagare con una vasata, mamma. Cosa? Va bene, senta un attimo, signorina, vado a prendere questa mela, mi prendo anche quest'altra mela. Anzi, in realtà dovrei prendere un attimo questo qua. Ok, va bene. Cos'è che vendete qua, signorina?
sogni, ma anche solide realtà. Ok, va. Ti vuole comprare me? No, 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 non vorrei assolutamente, signorina. Però vedo che i suoi occhi sono davvero tanto belli. E sono gigante di sproporzione rispetto alla mia faccia, visto? Ha ragione. Ha problemi? Vuole andare, vuole che andiamo da un dottore? No. Okay, ma potrei bene. Perdere la vista da un momento all'altro. Ti è avvicinata ancora di più. Ancora questi occhi incredibilmente soavi, bellissimi e profondi. Cosa... Qual è il suo segreto? Va bene. Quanto è andata? Quanto è andata? Mi sono scorto di prendere un attimo una... come si chiama? Ok, tranquilli, tranquilli, tutto a posto, ragazzi, tutto a posto. Ok, prendo questo. Prendo questo, prendo questo, prendo questo. Ottimo, perfetto, ho finito. E prendo anche questo. Ottimo. D'accordo. Quanto sono? 3 soldi, come dicevo all'inizio. Quando ragazzi, vado. Sì. Ecco, vai, andate voi. Magari sono più fortunato io. Vai, Rucco. Ok, vai, Rucco. Vai. Salve. Salve. Oggi devo prendere un bel po' di cose, tipo questo, questo qua, questo e questo. E anche una bella pizza. Vengo quanto qui? Fa? Sì. Vengo qui? Scusi, no, nel senso, riesco sempre a cercare la gente. Devo praticamente per poter pagare, abbiamo un nuovo metodo di pagamento dove praticamente devo pizzicare il culetto. Cosa? Oh, bello! Quindi non pago? Sì, dammi tutti i tuoi soldi. In che senso? E nel senso paga, compa. E lei invece quanto costa? Io? Sì. Se mi porti... Beh, tu puoi avermi gratis. No! Sei rubata! Ragazzi! Un salve. Salve signorina. Signorina, un'emergenza. Potrebbe stendersi qui per terra per un attimo, mi scusi, è molto importante. Aspetti, certo. Fatto. Aspetti. Che sta facendo? Aspetti, è sulla faccia e sto pulendo il mio posto a sedere, signorina. No! Questo era troppo! Io non voglio comprare più niente. Ma cosa hai fatto? Ah, Violet! La fare, io ho fatto il mio meglio, ecco cosa ho fatto. Porca miseria. Vai, via il prossimo, via. Salve. Salve a lei signorina, che cosa vuole comprare? Vorrei comprare del cibo. Prego, da questa parte. Ok, un attimo, prendo il carrello, un attimo. Sì. Ok, Oh no, sono caduta. Spero tanto che una signorina molto affascinante non si approfitti del fatto che sono caduta per terra e non riesco proprio a rialzarmi. Non riesco. Ma che stai facendo? Non riesco a rialzarmi, signorina. Oh no, signorina, che sto facendo? Un attimo, dai. Sì. Non lo so, vieni qua. Se mi afferra per le chiappette posso levarmi? Dai. Che è il mio punto debole. Alzati. Sì. Ok. Sono io la prenderei per i capelli. Perfetto. Sì, molto... sa che ha dei capelli molto carini. Si sta bagnando okay, tutta, vai. Salve. Salve signore, come posso aiutarla? Sì, starei cercando delle barrette energetiche. Per cosa? Barrette energetiche, palestra, tutte attività fisiche. Beh, se le fa piacere, le posso far fare io un po' di attività fisica? Ah, lei è un personal trainer a anche? Letto. Ah, guardi, aspetti una cosa qui. Aspetta, gliela rubo. Le ho appena rubato la virginità. Arrivederci. No! Cosa? No! Come è possibile? Ma come? Eccessivo. Elox, e quindi... Sono più in dubbio di quando mia madre disse che le cicogne portano i bambini. Ti posso assicurare che non credo sia vero. Grazie, quello lo so. Salve, vorrei del latte. Ah, siete baciati.
E ha fatto la lavatrice.